A Palermo una donna a coraggio che rompe il muro di omertà. Ne è nato un blitz antimafia che ha messo fine ad una faida sanguinosa. È uno dei quartieri più difficili di Palermo, si chiama San Filippo Neri, per tutti lo Zen, zona espansione nord. Da sempre qui a governare sono le cosche che tra spaccio ed estorsioni controllano capillarmente il territorio. E proprio il controllo del territorio sarebbe all'origine dell'ultima faida fra clan rivali. È stata una donna, per la prima volta, a rompere il muro dell'omertà, svelando agli inquirenti in retroscena della sparatoria che solo per caso, una settimana fa, non ha fatto una strage. La sua testimonianza, subito dopo quel raid, ha consentito agli uomini della squadra mobile di arrestare i due mandanti dell'aggressione, i fratelli Maranzano. Non solo, grazie a un altro testimone, convinto da lei a parlare, è scattato il blitz che la notte ha portato ad altri quattro fermi. Tentato omicidio con l'aggravante del metodo mafioso, l'accusa della Procura di Palermo che ha ricostruito i fatti e individuato i responsabili della guerra che si è aperta nel quartiere dopo l'arresto del capomafia Giuseppe Cusimano, boss dello Zen, che durante il lockdown faceva distribuire sacchetti e la spesa. La lotta per conquistare il vertice della cosca tra i Colombo e i Maranzano, quella donna coraggiosa, vicina ai Colombo, aveva cercato in tutti i modi di fermarla. Alla fine ha deciso di raccontare tutto alla polizia. L'unico modo per riportare la pace allo Zen e provare a fermare la scia di sangue in questo quartiere dove a comandare sono da sempre la mafia e la criminalità.